Vincenzo Garofalo, presidente, io direi del porto di Ancona, ma c'è un sacco di figlioli che non si possono dimenticare. Presidente, recentemente Ancona è un grande porto, soprattutto anche passeggeri, e lo spostamento dei traghetti, so che avete fatto un grosso lavoro ultimamente. Innanzitutto, giusto precisare che io sono presidente di 7 porti, quindi è un sistema portuale molto ricco di porti, di cui 3 sono i porti dedicati alle attività di logistica, che sono Ancona, il principale, poi Ortona e Vasto. Su Ancona recentemente abbiamo presentato un'ipotesi di sviluppo molto importante verso il mare, quindi la realizzazione di una nuova penisola che servirà a ospitare sicuramente in maniera migliore il traffico traghetti, che per noi è molto importante, rappresenta una delle principali caratteristiche del porto di Ancona, e ospitarlo in maniera sicuramente più sostenibile, certamente meglio organizzata dal punto di vista marittimo, in una strategia che vuole vedere il tema delle autostrade del mare nevralgico per il porto di Ancona e per il corridoio est-ovest. Quindi in questa direzione stiamo lavorando per poter appunto creare un'infrastruttura moderna, attuale e anche con una visione di crescita per il futuro. Per Ortona e Vasto invece avete anche qualche cosa di diverso? Ortona e Vasto abbiamo anche lì dei grossi investimenti. Diciamo che su Ortona e Vasto, come diceva bene, c'è la ZES che già sta intervenendo con progetti di ultimo miglio ferroviario. Ma oltre questo noi abbiamo investimenti su Ortona che riguardano ovviamente le banchine, approfondimento dei fondali e consolidamento delle attuali banchine. Vasto è un'acquisizione recente, noi abbiamo ancora una fase di assorbimento all'interno del sistema, però seguiamo con molta attenzione ovviamente tutto l'adeguamento infrastrutturale che la ZES sta portando avanti e che chiaramente noi supportiamo con le nostre attività. Senta Presidente, non si può chiudere su Ancona senza dire due parole sul crocierismo. Sì, il crocierismo Ancona è un po' ancora noi siamo alle prime armi, direi, abbiamo 50 accosti, un numero di accosti ancora piccolo rispetto alle potenzialità del territorio marchigiano e di tutti i territori circostanti. Stiamo lavorando per poter offrire anche ad Ancona una location adeguata al traffico crocieristico, ma nel frattempo lavoriamo ovviamente con le infrastrutture che abbiamo e cerchiamo soprattutto di essere una porta d'ingresso per le regioni che nell'arco di un tempo abbastanza, una percorrenza breve, possono essere visitate, perché sono luoghi fantastici, molto belli, molto interessanti, e quindi un'offerta nuova per il crocierismo.